Bella a tutti ragazzi, io sono Ricky PZ e oggi volevo parlarvi di due acquisti nello specifico che ha fatto il mio Milan, il nostro Milan, per chi è tifoso milanista. Allora, parlo di Ricardo Rodriguez e Kessié. Non mi divulgo sugli altri 5 acquisti al momento perché non li conosco proprio benissimo. Questi due secondo me li conosco in maniera più approfondita. Diciamo che Ricardo Rodriguez sono andato a a conoscerlo bene via internet e tutto il resto. Poi ho seguito un po' Milan Channel, quindi so come muovermi e cosa dirvi. Allora, Ricardo Rodriguez secondo me è un terzino validissimo sia a livello tecnico che a livello anche difensivo, ragazzi. Vi sembrerà strano, ma non è solo uno che spinge nel 3-5-2 come dicono tanti, ma è anche un ottimo terzino perché sa fare bene le diagonali difensive. Cioè, anche in allenamento e tutto si vede che la qualità per difendere ce l'ha. Magari sì, ha una spinta più offensiva, su questo siamo d'accordo, però non sottovalutatelo in fase difensiva. Calcolate che può essere ottimo l'aiuto, che ne so, di un giocatore di esperienza come può essere Musacchio e come può essere anche lo stesso Romagnoli, che ha già le idee di base di difesa di Montella, quindi potrebbe comunque aiutarlo. Certo, la lingua non lo aiuta, però mano a mano possono capirsi. Poi vabbè, lo sapete, ottimo nel tirare le punizioni, ottimo secondo me nel battere i calci d'angolo, perché ragazzi, da tanto che il Milan non mette un cavolo di calcio d'angolo in mezzo, come si dire. Lui fa dei cross belli tagliati, veramente tesi, ottimi calci d'angolo, e dato che abbiamo comunque buoni saltatori, secondo me, anche con André Silva, con questi giocatori qui, secondo me, anche lo stesso Çalhanoğlu, non lo sottovalutate, secondo me può essere ottimo. Quindi ovviamente ora mi sto un po' allontanando dal discorso, però ovviamente se la giocheranno sia Çalhanoğlu che Ricardo Rodriguez nel tirare le punizioni, quindi è ottimo. Ma questo farò un video più in là dove vi parlerò un po' della situazione generale del mio Milan, secondo me. Poi passiamo ragazzi a Frank Kessié. Kessié, ragazzi, molti lo stanno sottovalutando, molti dicono vabbè, ma ha fatto un inizio spettacolare all'Atalanta, poi si è perso. Io non sono d'accordo, perché è stato valutato Kessié solamente quando faceva gol, secondo me. Ma va detto che nel cammino dell'Atalanta lui era sempre presente, magari non lo vedevi più in fase realizzativa, però ragazzi, metteva tanta sostanza, tanta corsa e tanta inventiva. Vi sembrerà strano, ma secondo me non è uno dei classici mediani. Molti sto vedendo che lo vogliono mettere nelle ipotetiche formazioni nel 4-2-3-1 a fianco a Biglia, se dovesse arrivare, o a fianco a Montolivo, diciamo un possibile regista, anche se Montolivo lo odio un po', però un possibile regista. Secondo me non è proprio quello il suo ruolo, io lo vedo più da mezzala, però certo si può anche adattare lì, è bravo sia a recuperare palloni che secondo me soprattutto ad andare avanti, a cercare anche la rete, sfrutta tantissimo gli inserimenti. Sapete chi mi ricorda un po'? Il Nocerino ai tempi di Ibrahimovic, dove Ibra gli metteva i palloni e Nocerino andava a segnare. Secondo me che si va dosato, cioè ovviamente va gestito in tutta la rosa, non è proprio un super titolarissimo a mio avviso, come può essere per esempio Ricardo Rodriguez, come può essere un Çalhanoğlu, come può essere anche un André Silva ipotetico. Però secondo me è un giocatore che va veramente gestito. Se Montella riesce subito a capire le potenzialità che può esprimere in un determinato ruolo, secondo me può essere veramente devastante. Niente ragazzi, siamo intorno ai 4 minuti di video, quindi non voglio annoiarvi di più. Spero che le mie parole siano condivise dalla maggior parte di voi. Mi raccomando, lasciate un bel commento qui sotto perché mi aiuta, a me piace questo dibattito che ci può essere tra di noi. E fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Niente, io vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se volete, perché mi dà un ottimo supporto, e di iscrivervi al canale. Quindi un saluto da Ricky PZ e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! We'll be right back.
Oh.
love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. See this too. When you want to get